Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere questa canzone degli U2 che si intitola Uncut Dub, in cui andiamo a mettere in pratica una cosa che mi piace sempre ripetere, cioè possiamo prendere qualunque canzone e andarci a fare tecnica sopra. Questa qua è una canzone abbastanza facile, in cui andremo a lavorare con il plettro. Quindi abbiamo tre o quattro sezioni soltanto da memorizzare, non sono tante. La prima è questa sezione B in cui entra il basso con un bel power chord. Andiamo ad ascoltarlo. Va a fare questo. Possiamo suonarlo o come bicordo, re bemolle, la bemolle, oppure anche con l'ottava sopra. Quindi scendiamo giù, tipo come con la chitarra. Ogni due battute. Allora vado a selezionare la battuta. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poi parte la sezione. Questa è gran parte del pezzo, cioè ci mettiamo sul re bemolle e andiamo a suonare sempre il re bemolle intervallato dalla sua ottava al tasto 6, sempre il re bemolle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se senti fa praticamente sempre quello. Andiamo a isolare il basso. Quindi in gran parte della canzone andremo a fare quello, poi c'è un riff, andiamo a mettere la sezione C è questa qua, quindi sempre con il riff con l'ottava. La sezione D, tra l'altro comodissima questa implementazione che ha fatto Moises con le sezioni, va a suddividere e trovare delle sezioni della canzone, quindi mettendo solo la lettera tu puoi andare direttamente a quella sezione. Questo è il ritornello. Adesso ripete. Allora, per due volte, io l'ho suonato solo sulla seconda, va a fare il Si, Sol bemolle e poi torna sul Re bemolle. 3, 4. Sentiamo come lo fa. Ottavi. Sul re bemolle si ferma. Turu, 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 turu. Quattro volte in cui suona i primi due, poi negli altri due. Io adesso facevo delle specie di ghost. Puoi comunque anche solo fermare le note. Proviamo insieme. Scusa. Sol bemolle. Stop. Stop. Seconda volta. Stop. 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 Dopo averlo fatto due volte, questa è la prima. Riparte. La terza volta va nella sezione E. Va nella sezione E e va a fare la prima parte uguale. Qua va in alto. Va a prendere il Sol bemolle acuto passando dal Mi. Ta-da-na. E poi va a mettere un Mi grave. Lungo. Quindi questa è la sezione E, sarebbe il ritornello secondo me. Poi va a ripetere di nuovo tutto quello che hai già suonato, anche compreso del ritornello. Andiamo alla sezione J con il finale, perché poi è sempre così la canzone, quindi vai sempre a ripetere o la strofa
oppure il ritornello, quello che abbiamo visto prima. Stop, 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 stop. Questo qua due volte, la terza volta con la nota acuta. Nel finale J va... andiamo a sentire cosa suona. Nota singola, quindi re bemolle. A un certo punto va a fare un cambio. Va a fare questo. Tra l'altro poi anche qua, prima di arrivarci, il basso lo lascia correre un pochettino di più. Senti che tutti ottavi. Ogni due battute, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Va a fare questo. Io adesso l'ho fatto con questa diteggiatura, quindi facevo il re bemolle, poi mettevo mi e mi bemolle. Ok, vado con il dito 3 e il dito 2. Invece... si potrebbe anche diteggiarlo così. 1, 2. Quindi a mano ferma con l'indice, poi prendiamo mignolo, anulare. 1, 2, 3, 4, 1, 2, taradara. 1, 2. E questo praticamente... e fino a quasi alla fine. A un certo punto andrà a suonare sempre un re bemolle e poi passerà in si naturale. Vediamo quante battute. Ok, 4 battute. Forse lo anticipa anche di un ottavo, però comunque puoi farlo anche in battere se è difficile contarlo. E poi vai a finire con gli ottavi sul si naturale. Bene, spero di averti aiutato un pochino. Se non conoscevi questa canzone, valla a cercare. È comunque molto divertente da suonare, pur non essendo difficile. Può far migliorare la tua tecnica con il plettro. Poi chiaramente se vuoi puoi suonarla anche con le dita, quindi non è quello un problema. Puoi suonarla anche facendola tutta con le dita. Grazie e noi ci vediamo poi al prossimo video. Ciao, a presto.